Il terremoto aveva sconquassato totalmente Napoli. Quindi Napoli è una città mondo, una città che è conosciuta nel bene e nel male in tutto il mondo. E quindi vedere migliaia e migliaia di persone rifugiarsi nel porto, nei containers, dove era possibile trovare un alloggio, fu un'impressione incredibile dell'opinione pubblica nazionale. Poi a Napoli in quel momento c'era un uomo come Valenzi che, come dire, rappresentava al pari di Pertini l'idea di un'altra Italia o l'idea di un'altra Napoli. In quella fase, in città, lui, come dire, quasi, forse inconsapevolmente o distinto, prese a modello la funzione che sin dalla prima sera, dal giorno dopo, aveva assunto il presidente Pertini. Diciamo così, una sorta di garante del popolo. Lui racconta in un libro di memorie, che è anche favorito dalla circostanza che si trovava al San Carlo, che quella sera stessa fu il primo ad arrivare a Palazzo San Giacomo e che la prima cosa, il primo gesto istintivo che fece fu quello di accendere tutte le luci dei piani superiori del palazzo. Lui racconta che si levò, ma come dire, un applauso spontaneo da parte delle persone che erano radunate sotto Palazzo del Municipio, perché proprio questo vedevano, c'è qualcuno che si cura di noi. Sono in piedi. All'improvviso mi gira la testa. Sto male, che succede? Il palco ondeggia, tutto trema. È il terremoto. La piazza è già piena di persone, di vetture. Sindaco, fa qualcosa. Già, ma che cosa? In comune trovo un sottufficiale di vigili urbani tornato di corsa al suo posto. Decido di promuoverlo capitano sul campo. Ci riuniamo. Quando accendiamo le luci di Palazzo San Giacomo, dalla piazza sale un applauso. È commovente. Non riusciamo ad avere notizie precise sulla situazione. A Roma sanno pochissimo. In prefettura risponde Chinchino Compagna, membro del governo. Ero di passaggio a Napoli, dice, ed è giusto che rimanga qui, ma non c'è quasi nessuno e da solo non so come muovermi. Ogni tanto i lampadari dondolano. È notte fonda. Dicono che c'è una sanguinosa rivolta nel carcere di Poggio Reale, che è crollato un palazzo di 10 piani in via Stadera. Andiamo a vedere, attraversando a stento la città ingorgata. Le cellule fotoelettriche illuminano una terribile pianura di polvere e pietre. Al comune, di corsa, restiamo fino al mattino. Stabiliamo turni di 24 ore su 24. La tragedia comincia a delinearsi in tutta la sua crudezza. Per la mia famiglia sono ora tranquillo, per la mia terra, tutt'altro. I morti di via Stadera sono 56, in Irpini e Basilicata forse migliaia. Tornano finalmente i funzionari, i segretari, li rimprovero in pubblico. Ma lo Stato, dov'è? L'osso del Sud è straziato. Ogni giorno scopriamo nuove ferite anche nel corpo della città. È caduto lo stabilimento della Cominsud, sono saltati i tubi e le centrali, continui sopralluoghi nei quartieri più colpiti. I palazzi lesionati sono più di 1000. Il mio autista tenta di rassicurarmi. Sindaco, non vi preoccupate, qui il terremoto è stato basso per via della scala mobile. L'economia del vicolo è totalmente distrutta. Un'anziana di Monte Calvario dice: «Aggio persa la casa e a campata». Eppure, c'è qualcuno convinto che il terremoto ce lo siamo inventato noi napoletani, che noi di sinistra alimentiamo la cultura dell'emergenza. Giustino Fortunato dice:
Frane, malaria e terremoto sono i tre delegati ereditari del sud italiano. 14 dicembre, nuova spallata. Crolla un'ala dell'albergo dei poveri, si scava per recuperare i morti. 14 febbraio 1981, scossa del settimo grado della scala Mercalli. La paura non diventa mai un'abitudine. Controlliamo le case, per 25.000 scatta lo sgombero. I senza tetto, dopo una verifica, salgono a 140.000. Per fortuna, la solidarietà si sente e si comincia a vedere. Requisisco le case del costruttore Saiocco, lo definisco sporco speculatore, chiede miliardi di danni. Non ritirerò mai quello che penso. Mi chiama un magistrato, ma lei ha dato le case anche senza tetto storici. Rispondo, secondo lei, una famiglia che stava in un tugurio, dopo le scosse, sta meglio di prima? Lo invito a chiamarmi sul banco degli accusati, se il mio è stato un delitto. Tentiamo di fronteggiare il disastro terremoto, ma qualcosa si è rotto. Stavamo rilanciando l'arte e la cultura della città. Era venuto il tempo delle mostre e delle visite eccezionali. Come si fa a parlare oggi di rinascimento napoletano se ci sono le pietre da ricostruire? Ho capito una cosa. Non si può amministrare Napoli da un solo palazzo. È successo che io fui chiamato una mattina dal sindaco e mi disse: Andrea, senti cosa dice l'ingegnere direttore. L'ingegnere direttore molto semplicemente diceva che bisognava sfrattare e sgomberare tutto il quartiere, perché secondo lui c'era pericolo per l'incolumità delle persone e andava sgomberato. Naturalmente ci metteva una bella patata in mano, perché se tu dicevi di no, se succedeva qualcosa tu eri responsabile. Se tu dicevi di sì, ma voi immaginate un quartiere di 100.000 abitanti sfrattato. Ci siamo guardati negli occhi io e Maurizio Valenzi e abbiamo detto: il polverone è inutile, fate fare delle perizie mirate, edificio per edificio, l'edificio pericolante viene sfrattato, l'edificio non pericolante viene rispettato. Perché noi abbiamo riempito in tempo tutte le scadenze, adempiuto i nostri compiti secondo i termini finali della legge. Mi pare che non era facile, ci siamo riusciti anche grazie alla collaborazione degli stessi imprenditori. Veramente ho sbagliato a chiamarla signor sindaco, dovevo chiamarla signor commissario straordinario. Mi chiami Valenzi, non se ne parla più.